luglio 1970. Alle 17, presso la stazione di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, avviene il deragliamento di numerose vetture del treno Freccia del Sud, diretto da Palermo a Torino. Il disastro provoca 6 morti e 77 feriti. L'incidente avviene negli stessi giorni in cui a Reggio Calabria è in corso una violenta rivolta, che durerà per mesi, in seguito alla decisione del governo italiano di scegliere Catanzaro come capoluogo di regione. Per le strade della città ci sono duri scontri con le forze dell'ordine. Vengono effettuati blocchi stradali, ferroviari e portuali. Nella fase delle indagini preliminari sull'incidente occorso alla Freccia del Sud, nel rapporto stilato dai membri del Commissariato di Pubblica Sicurezza della Direzione Compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, si ritiene che il disastro sia stato causato dal cedimento strutturale di un carrello del treno. Si ipotizzano anche una serie di negligenze da parte di alcuni dipendenti delle ferrovie, che avrebbero lasciato del materiale abbandonato sui binari. Alcune inchieste giornalistiche, invece, avanzano sin da subito l'ipotesi di un attentato dinamitardo. Ma ci sono anche 5 ragazzi reggini che seguono questa pista. Si chiamano Gianni Aricò, la sua fidanzata Anneliese Bort, di nazionalità tedesca, Angelo Casile, Franco Scordo e Luigi Lo Celso. Sono gli anarchici della baracca, così chiamati per il nome della Villa Liberty che utilizzano come centro di aggregazione. In quei giorni svolgono opera di documentazione, sia sull'infiltrazione a fini eversivi di neofascisti di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale nei disordini di Reggio, e sia sul deragliamento della Freccia del Sud causato, a loro dire, da una carica esplosiva piazzata da neofascisti in collaborazione con esponenti dell''Ndrangheta. I 5 ragazzi trovano la morte la notte del 26 settembre 1970 in un misterioso incidente stradale, mentre si stanno recando a Roma per consegnare la documentazione in loro possesso alla redazione del quotidiano anarchico Umanità Nova. I documenti e le agende dei ragazzi, richiesti dalle famiglie, non vengono mai ritrovati. L'inchiesta per la strage della Freccia del Sud viene condotta dal procuratore di Palmi, Paolo Scopelliti. Viene chiesto un parere tecnico ad un collegio di periti, che esclude cedimenti strutturali o errori umani e che ritiene compatibile la scena dell'incidente con quella dello scoppio di un ordigno, nonostante l'assenza di tracce di esplosivo. I dipendenti delle ferrovie inquisiti vengono quindi tutti scagionati, mentre quella dell'attentato dinamitardo rimane solamente un'ipotesi. Solamente molti anni dopo, nel 1993, in seguito alle deposizioni di alcuni collaboratori di giustizia dell''Ndrangheta, si accerta che l'attentato alla Freccia del Sud è stato organizzato nell'ambito dei moti di Reggio Calabria, nel corso dei quali elementi della criminalità organizzata collegati a frange dell'estremismo di destra appartenenti ad Avanguardia Nazionale hanno ideato e organizzato azioni dirette a colpire le vie di comunicazione e gli elettrodotti, realizzando oltre 40 attentati a tralicci, rotaie e stazioni ferroviarie. Per ragioni strettamente procedurali o per la morte di alcuni imputati, i processi celebrati in relazione all'attentato del 22 luglio 1970, nonostante abbiano tardivamente stabilito la verità dei fatti, non hanno condotto alla condanna degli esecutori materiali e dei presunti mandanti per la strage della Freccia del Sud.